Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay. Oggi in pratica il Consiglio federale ha dato l'ok con le decisioni definitive su questa ripresa dei campionati. In Serie A c'è già il piano B, in caso di nuovo stop si disputeranno playoff e playout. Il piano C, il solito discorso sull'algoritmo, invece in Serie B playoff e playout in caso di stop. In Serie C, promossa in B, Monza, Regina e Vicenza, si riparte con playoff e playout per stabilire la quarta promossa in B e le retrocessioni in Serie D. Attualmente sono retrocesse in D Gozzano, Rimini e Rieti. Buonasera al presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, presente in studio. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Saluto Andrea Costantini in un altro angolo dello studio. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera agli amici. Saluto nella solita piattaforma Zoom gli amici Francesco, Antonio Leonardi e Riccardo Clinco. Buonasera a tutti, un ringraziamento a Maurizio Daguin in regia. Solita puntata caratterizzata non solo dalla presenza del presidente Sebastiani, caratterizzata da molti collegamenti in esterno e ci saranno tante sorprese. Allora, presidente, intanto le rinnoviamo gli auguri per la nascita della piccola Diamante. Grazie. Auguri ovviamente a sua figlia Michele. Oggi il Consiglio federale ha vinto una battaglia che sembrava un po' difficile, quella di alcune società che volevano il blocco delle retrocessioni. Il presidente Gravina è riuscito a spuntarla. Beh, diciamo che più che alcune società ne erano 16 in Serie A, quindi parecchie. Però è evidente che una delibera assembleare che non tenga conto del resto delle componenti del calcio aveva poca strada, quindi il Consiglio federale chiaramente si è espresso in maniera contraria e secondo me giustamente in maniera contraria, perché le decisioni laddove ci sono più componenti devono assolutamente essere prese insieme, non ognuno per i fatti propri. Quindi siete soddisfatti voi? Noi siamo soddisfatti perché volevamo che i risultati venissero dal campo innanzitutto, e quindi il fatto di poter ricominciare a giocare ci porterà a questo. E poi nel caso in cui si dovesse bloccare di nuovo il campionato, se ci sarà possibilità di fare i playoff, perché bloccare poi, ecco, bisogna anche ragionare da questo punto di vista, che se si dovesse bloccare il campionato poi si deve vedere anche se ci sono i tempi o comunque se si possono fare playoff e playout, quindi una terza via d'uscita che possa essere l'algoritmo piuttosto che la media punti, piuttosto che una serie di altri discorsi. Però è chiaro che in qualche modo bisogna determinare le promozioni, che sono tre in Serie B, e le retrocessioni. Quindi noi ci auguriamo chiaramente di poter finire il campionato in tutta tranquillità e in maniera corretta. Ecco, come detto in apertura, avremo molti collegamenti. Iniziamo dal presidente del Frosinone, quindi un suo collega della cadetteria, il dottor Maurizio Stirpe. Buonasera presidente, grazie per aver accettato. Buonasera Daniele. Ciao Maurizio. Allora presidente, chiediamo anche a lei se è soddisfatto della giornata di oggi. Ieri c'era qualche timore, anche lei si era espresso con una frase sui positivi, poi ne parliamo. Intanto è soddisfatto di questa riunione di oggi? Sì. Certamente sì, perché ha prevalso il buonsenso e ha prevalso quello che dovrebbe sempre essere una stella polare nel nostro movimento, cioè che in definitiva quando poi noi possiamo discutere, le leghe possono discutere, poi quando c'è l'istituzione. Ecco, si è bloccato il collegamento, attendiamo la ripresa ovviamente con questa nuova tecnologia dei collegamenti, andiamo incontro ovviamente a queste problematiche e vediamo se si ripristina il collegamento con il presidente Stirpe, la regia ci avviserà subito. Ecco, proprio il presidente Stirpe, lo chiedo al presidente Sebastiani, aveva qualche timore sui positivi, ha detto testualmente, poi lo chiederemo anche a lui, positivi non dichiarati, club sarebbero delinquenti. Poi Gravina però ha rilasciato una dichiarazione proprio a tal proposito. Ecco, forse è tornato il collegamento col presidente Stirpe, ci sente? Sì, sì, io vi sento. Ecco, aveva questo timore sui positivi lei, presidente? Sì, io avevo questo timore, ma più che un timore è stata un'illazione che è stata riportata, diciamo, nei giorni
passati un po' su su qualche organo di stampa, qualcuno ha pensato di vedere qualcosa di diciamo di poco chiaro dietro a tutte queste posizioni. Io ho solamente detto una cosa, che penso che sia anche questa una questione di buonsenso, che se qualcuno all'interno delle società di calcio sapesse che esistono dei giocatori che hanno contratto il coronavirus e non lo dicesse adesso, ma lo dicesse solamente quando i campionati sono iniziati, io penso che su questo aspetto non dovrebbe indagare la magistratura sportiva, dovrebbe indagare solo la magistratura ordinaria, perché sarebbe una cosa molto grave. Ecco Presidente, lei sa cosa ha detto Gravina a tal proposito? Glielo faccio risentire perché c'è una breve dichiarazione da parte del Presidente della FIGC. Un'altra notizia importante oggi, molto importante, oltre ad aver istituito quel pool, come sapete, che è coordinato dal procuratore federale Chinè in collaborazione con i nostri medici dell'antidoping, un pool che oggi è stato rafforzato con l'inserimento di ulteriori 31 collaboratori della Procura federale per controllare l'applicazione rispetto del protocollo così come è stato approvato dal Comitato Tecnico Scientifico. Sono previste delle sanzioni che vanno dalla multa per lievi sanzioni, punti di penalizzazione per quelle leggermente più gravi, fino all'esclusione dal campionato, quindi posizionamento all'ultimo posto della classifica nel caso in cui ci dovesse essere un atteggiamento che va addirittura ad alterare il risultato sportivo. Presidente Stirpe, quindi un'altra task force, in Italia ne abbiamo tanto, già ce ne sono poche, un'altra che però la rassicura questa volta. Mi sembra anche questo abbastanza condivisibile dal mio punto di vista. È evidente che bisogna preoccuparsi del fatto di applicare i protocolli per la sicurezza nel modo giusto, nel modo adeguato, ed è giusto che ci sia qualcuno che sia preposto a verificare che questi protocolli vengano applicati nella maniera giusta. Per cui non ci trovo niente di scandaloso, anzi condivido in pieno quello che ha asserito il Presidente. Quindi dal mio va bene, allora chiedo sia al Presidente Sebastiani sia a lei che campionato vi aspettate, cioè sarà un calcio diverso, Sebastiani? Ma no, io credo che il calcio sarà sempre uguale, quando si va in campo non è che ci si mette a pensare o a in qualche modo gestire in maniera diversa quelle che sono le partite. Sicuramente quello che sarà molto diverso sarà il fatto di giocare senza pubblico, perché il calcio, non ci dimentichiamo che è uno sport di tutti, è lo sport che tutti amano, e non avere la gente allo stadio, i nostri tifosi allo stadio, sicuramente è un problema, è il problema dei problemi, quella è l'unica cosa, ma per il resto i giocatori nel momento in cui cominceranno a giocare sicuramente non faranno conti e non tireranno indietro le gambe, quindi si giocherà come al solito. Certo, c'è un punto interrogativo che è dato dal fatto che nessuno ha conoscenza di quello che può succedere, considerando che uno stop così lungo tra lockdown e anche la parte della preparazione, perché anche in questa preparazione, normalmente la preparazione estiva si fanno le amichevoli, si fanno... È tutto diverso. Oggi insomma. È tutto diverso, quindi ci sarà il campo per la prima volta a dire come stanno i ragazzi, sperando che non ci siano infortuni. Presidente Stirpe, prima di salutarla, lei si gioca la Serie A in queste 10 partite, cosa si sente di dire al suo collega Sebastiani? E che mi sento di dire? Gli posso fare solamente un in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Niente, anche io sono curioso di vedere quale sarà la reazione dei calciatori a questa ripresa, però credetemi, l'unico modo per salvare il calcio è quello di provare a farli chiudere questo campionato, perché io penso che un epilogo perso avrebbe determinato una condizione di incertezza sulla prossima stagione sportiva, sia sul fronte dei ricavi possibili e sia sul fronte dell'aggravio dei costi e della perdita dei valori patrimoniali delle società, tale che avrebbe secondo me messo a grave rischio per esempio la sopravvivenza delle società stesse di Serie B. Per cui
È giusto che si provi fino alla fine a fare il possibile per chiudere il campionato sul campo e con un risultato che rispecchi il merito sportivo e il rispetto delle regole. Presidente Stirpe, noi la ringraziamo, il saluto da parte del suo collega Sebastiani, in bocca al lupo ovviamente alla sua squadra. Ciao, e grazie per aver accettato il nostro invito, ci ha fatto molto piacere, grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Allora, Totò De Leonardis, cosa ti senti subito di dire anche alla Presidente Sebastiani, perché ovviamente ci alterneremo tra la piattaforma dei nostri amici soliti con altri collegamenti. Totò senza barba, quindi è finito il Babbo Natale di Replay. Sì, è finito il mio lockdown personale. Guarda, intanto mi sembra che la soluzione trovata sia il fatto che metta d'accordo per le varie componenti, credo che comunque sia una decisione democratica che va al di là un po' di tutto, anche di tutte le voci che giravano, insomma. Quindi credo che sia. Così come mi sembra importante l'istituzione di questa task force. Non solo per la salute, ma anche per la regolarità del campionato. Un punto invece che non ho ancora sentito, mi piacerebbe sapere dal presidente Sebastiani, il problema dei prezzi di scadenza e dei contratti di scadenza, cioè questo è un tema d'attualità. Sì, grazie Antonio. Ecco, allora, come state messi voi del Pescara per i prestiti, per i contratti di scadenza? Ma intanto oggi era importante col Consiglio federale chiarire certi aspetti che sono stati evidentemente chiusi, quindi certe polemiche piuttosto che certi scatti in avanti di qualcuno. Tutto questo è stato sistemato nel Consiglio federale odierno, adesso credo che in questa settimana la federazione darà le linee guida per come gestire questi contratti in scadenza, sicuramente, o i prestiti. Sicuramente sono rapporti che vanno presi tra la società, giocatori e squadre di provenienza nel caso dei prestiti, perché la FIFA in primis ha dato un indirizzo, ma non può intervenire nei rapporti tra i giocatori, tra i tesserati e le società, per cui saranno rapporti che ci vedremo con i nostri tesserati, quindi se abbiamo un giocatore in scadenza vuol dire che dovremmo parlare. Lei ha avuto già un contatto con la squadra? Ma io devo dire la verità, con la squadra non ho nessun problema, perché i ragazzi vogliono innanzitutto tutti quanti terminare il campionato cercando di fare il meglio possibile, perché è interesse di tutti, anche di quelli che sono a scadenza, perché se sono a scadenza e una società non ha intenzione di rinnovarli, se non giocano, non danno il massimo in queste 10 partite, faranno fatica anche a trovare un'altra squadra dopo. Quindi io non credo che qualcuno tirerà la gamba indietro o qualcuno dirà di non voler giocare, così come per i prestiti. Anche io ho discorso noi, a 3. Sì, anche noi abbiamo dei giocatori che abbiamo dato in prestito, anche qualcuno in Serie B, e lì dovremmo fare degli accordi a 3 dove le società che hanno dato questi giocatori in prestito si accolleranno il contratto dell'anno successivo nei 10 mesi invece dei 12. Comunque lei non pensa di avere problemi per questa situazione? Io credo di non avere grandi problemi, perché ribadisco, sono abbastanza tranquillo, e poi i rapporti con le società sono ottimi, quindi non credo di avere grandi problemi. Ecco, questo è un discorso che riguarda anche e soprattutto i procuratori. Cogliamo l'occasione per avere in collegamento uno degli agenti più conosciuti, più quotati nel mondo nazionale. Ci riferiamo a Tullio Tinti. Buonasera Tinti, grazie per aver accettato il nostro invito. Ci sente? Buonasera a tutti voi, buonasera. Intanto grazie, ecco, le chiediamo subito che tipo di lavoro state facendo in questo periodo proprio per le problematiche di scadenze, di prestiti. Ma diciamo che abbiamo pensato da tempo a queste cose, ma finché la federazione non dà la linea guida si fa fatica, ognuno può pensarla a sua maniera. Credo che oggi avrebbero dovuto decidere un pochino queste cose, e di conseguenza poi noi affronteremo le cose con i club e con i nostri calciatori. Però a oggi, quindi si aspettava già da oggi qualche notizia? Io mi sarei aspettato qualcosa oggi, perché comunque poi i contratti in teoria
finivano il 30 di giugno. È vero che hanno esteso la stagione fino al 31 di agosto, ma è anche vero che bisogna sistemarle queste cose e quindi non è che c'è tantissimo tempo. E in generale poi sarà un mercato completamente diverso. Sta studiando qualcosa in particolare? Il mercato in questo momento è l'ultimo dei pensieri che ci sono in Italia, mi sembra, perché prima di tutto c'è la prospettiva, c'è sempre, però il mercato partirà oggi, è come se fossimo ad aprile di una stagione normale, perché spostandosi la stagione a fine di agosto è normale che oggi il problema mercato è passato in seconda linea, anche se devo dire che probabilmente i bilanci delle società chiuderanno il 30 di giugno molte, e quindi ci potrebbe essere qualche problematica in più per questo. Ecco, noi in studio abbiamo il presidente del Pescara, Sebastiani. Che giudizio dà? Ti saluto molto volentieri. Ciao Giulio. Che giudizio dà del lavoro svolto finora da questa nuova società, nuova per modo di dire, perché adesso si sta facendo un po' anzianotta, sono quasi un decennio. Ecco, dall'esterno il suo parere sul modus operandi da parte della Delfino Pescara. Ma io penso che sia da prendere come esempio, perché comunque tutti gli anni ha cercato di far sempre dei campionati per vincere in Serie B, facendo giocare anche molti giovani. Credo che per poter far bene e mantenere le società in ordine, i conti in ordine, bisogna abbinare in questa categoria i giovani con qualche anziano. Credo che il presidente in questi anni abbia dimostrato di sapere di calcio, di avere collaboratori bravi, di saper scegliere i calciatori e di mantenere il suo club a un livello importante, perché spesso è ritornato poi anche a giocare in Serie A. Chiaramente le disponibilità che ci sono per la Serie A sono diverse dalla Serie B, e credo che meglio di così è difficile fare. Però Presidente Sebastiani, lei ha pochi giocatori di tinti, o no? No, guarda, io devo dire che con Tullio, a parte l'ottimo rapporto che c'è, ma è uno di quelli con i quali mi trovo meglio, perché è un grande conoscitore di giovani, di giocatori, e quindi quando ci si approccia con lui è sempre un discorso più tecnico rispetto a tanti altri che magari questi discorsi ne fanno veramente pochi. Di Tullio in questo momento abbiamo Clemenza in squadra, ma ogni anno qualcuno abbiamo sempre avuto del gruppo suo, quindi, anche perché ha giocatori forti, quindi molte volte non siamo riusciti o siamo arrivati in ritardo su qualche giocatore, perché chiaramente avendo giocatori forti poi tutti cercano quei giocatori, e quindi qualche volta puoi arrivare, non arrivi in tempo, però i giocatori ce n'ha tanti, e c'ha tutti i giocatori di grande qualità. Allora Titti, prima di salutarlo c'è una domanda da parte del collega Andrea Costantini, e poi la lasciamo, perché gli accordi sono quelli di tenerla per 5 minuti, anzi la dobbiamo ringraziare doppiamente perché lei è sempre un po' restio a presentarsi davanti alle telecamere, quindi ci ha fatto una grossa cortesia. Andrea Costantini. Sì, vorrei chiarire, non è che sono restio, è che faccio un altro lavoro, e se dovessi accontentare tutti dovrei stare tutto il giorno a parlare con i giornalisti, come i virologi di oggi che stanno più in TV che negli ospedali, appunto. E io purtroppo, per fortuna, faccio un altro lavoro e devo dedicare il tempo ad altre cose. Un'ultima domanda, Andrea Costantini. Buonasera Tinti, c'è un affare col Pescara che non è andato in porto e insomma ci è rimasto un po' male, e poi se invece c'è un affare che invece è andato in porto e le ha dato particolare soddisfazione sempre col Pescara? No, diciamo che l'ultimo che mi viene in mente, che non ci sono rimasto male, ma perché era giusto così, era la possibilità che il Pescara potesse andare Matri, ed io sarei stato felice che Matri potesse dare una mano a questa squadra. E cito Clemenza, che è stata un'intuizione all'ultimo secondo del presidente, ma anche mia, perché comunque abbiamo un buon rapporto confrontandoci, so che sta facendo bene,
spero che finisca molto bene questo finale di campionato, si è integrato bene e è un ragazzo di grande qualità sia come persona e soprattutto come calciatore, e mi fa molto piacere che stia dando un buon contributo per il Pescara. Tinti, noi la ringraziamo, è stato davvero gentile, abbiamo gradito la sua presenza, ovviamente in bocca al lupo per il suo lavoro ed un saluto dal presidente del Pescara, Sebastiani. Grazie, buona serata. Un abbraccio a tutti, buona serata. Grazie, grazie, in attesa di altri collegamenti. Allora, sì, mi stanno dando notizie sui nuovi ingressi. Allora, sempre Totò, Francesco Di Francesco, Clinco, il presidente Sebastiani a 360 gradi può rispondere a tutte le domande. Ci sono tanti. Allora, vedo Francesco, eccoci Francesco. Buonasera Presidente, prima di questa lunga pausa il Pescara era un tantinello in affanno, diciamo così. Ora è azzardato, come dire, prevedere, aspettarsi un Pescara migliore anche alla luce e soprattutto credo alla luce dei tanti infortunati che sono rientrati a pieno regime, magari non tutti, però la maggior parte. Io sicuramente me lo auguro, perché onestamente abbiamo finito prima dello stop del campionato, abbiamo fatto le ultime 2-3 partite veramente con tanti problemi, tanti giocatori infortunati, tanti giocatori influenzati, qualcuno che durante il riscaldamento si è dovuto fermare e quindi l'abbiamo dovuto cambiare proprio all'ultimo minuto, e quindi ci sono state diverse problematiche. Adesso, tranne purtroppo lo sfortunato Tuminiello che ancora una volta si è rifatto male ad un ginocchio, il resto della truppa è tutta al lavoro e quindi mi auguro che con il rientro di tutti questa squadra possa dimostrare il suo valore. Lo diceva prima Tinti, noi abbiamo, credo che abbiamo giocatori di buona qualità, un giusto mix tra giovani e meno giovani, con, se è vero come è vero, che i nostri giovani oggi sono sui taccuini di mezza Serie A, vuol dire che sono giocatori bravi, quindi mi auguro che possano dimostrare in queste 10 partite che di tutto il loro valore e quindi dare dei punti importanti al Pescara da qui alla fine. Ecco, tutti dicono sarà un campionato diverso, sarà un calcio diverso, questo che comporta? Pensieri oppure prospettive bellicose? Ma io sono abituato a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi mi auguro di poter fare meglio di quello che abbiamo fatto, però l'importante adesso, proprio per la stagione, per così come è andata la stagione, con tutte le problematiche che ci sono state, per noi mantenere la categoria è fondamentale, è di vitale importanza, quindi, ma credo non solo per il Pescara, per tutte quelle squadre che sono lì nella terra di nessuno, no? È chiaro che noi dobbiamo cercare il prima possibile di uscire da quelle situazioni, dopodiché se si può guardare qualcosa di più la guarderemo, altrimenti ci prepareremo subito con il lavoro per la prossima stagione. In sintesi, anche se è un discorso che richiederebbe molto tempo, che quanto ci avete rimesso con questa pandemia? Già si può fare un primo bilancio, diceva, o no? Lo diceva prima Stirpe, io credo che i danni li conteremo più che altro non tanto in questa stagione, ma almeno nella prossima, perché intanto oggi abbiamo tutta una serie di disdette, di contratti, sponsorizzazioni, non ancora abbiamo la certezza di incassare quelli che sono i contributi, quindi è un campionato che deve terminare nella maniera corretta, perché aiuterebbe tutti e soprattutto farebbe sì che il calcio non pesasse sui conti di nessuno, ma che si gestisse da solo. Quindi per le squadre di Serie B è sicuramente un grosso danno, è chiaro che se ci si ferma oggi non si dovesse giocare, il danno per ogni squadra sarebbe importante, ci vorrebbero poi anni. Sentiamo la situazione in qualche altra società, ad esempio accogliamo e ringraziamo il presidente della Salernitana, Mezzaroma. Buonasera presidente, grazie per aver accettato il nostro invito. Ci sente presidente? Lo vediamo collegato, però forse non ci ascolta.
Ci sente Presidente Mezzaroma? Noi la vediamo, però lui non ci ascolta, quindi prego da qui in regia. La Serie B, abbiamo sentito prima Stirpo, poi avremo anche un altro presidente, ha rischiato grosso il torneo che ha detto. Vediamo se ci sente il Presidente Mezzaroma. Ci ascolta ora? Non ancora. Vabbè, sistemiamo il collegamento. Dicevo, la B ha rischiato. Ma la B ha rischiato perché, come dicevo prima, una società di serie B, se si dovesse fermare il campionato oggi, mediamente perderebbe dai 4 ai 5 milioni. Quindi, cioè, per un club di serie B sono la vita, cioè, è innegabile. E quindi bisogna per forza di cosa cercare di continuare. Bene ha fatto anche oggi il Presidente Gravina a istituire quella task force, anche se in Italia oramai siamo pieni, esatto. Però forse da quel punto di vista è giusto, perché dobbiamo essere... Lei temeva anche quell'aspetto che cita la Stirpe? Purtroppo siamo in Italia, quindi non è che temiamo perché abbiamo voglia di temere qualcosa, è perché i furbi credo siano dappertutto. Io mi auguro che nella nostra categoria, per quello, per come abbiamo gestito anche questo periodo, e credo che vadano fatti complimenti proprio alle squadre di Serie B, al Consiglio Direttivo, al Presidente Balata, perché abbiamo gestito questa problematica in maniera esemplare come Lega di Serie B. Quindi è chiaro che però magari qualcuno che voglia fare il furbo può sempre uscire, però onestamente scherzare allora, sulla salute della gente mi sembra un po' troppo. Vediamo se è stato ripristinato il collegamento con il Presidente della Salernitana Mezzaroma. Ci ascolta ora? Buonasera, sì, vi sento. Scusate. Buonasera Presidente, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Il saluto da parte del suo collega di Pescara, Daniele Sebastiani. Allora, Presidente... Ciao Daniele, un abbraccio. Abbiamo sentito prima il Presidente Stirpa. Anche lei è soddisfatto di come sono andate le cose oggi in FIGC, no? Sì, sì, decisamente sì, perché... La delibera della Serie A era una delibera che non trovava l'accordo della Serie B, e fortunatamente è stata, diciamo così, disinnescata, e quindi siamo soddisfatti. Anche in questo frangente mi sembra di poter dire che la Serie B ha lavorato bene, ha lavorato in maniera compatta, quindi siamo soddisfatti, non vediamo l'ora tutti quanti di ricominciare. Ecco, lei diceva una Serie B compatta, la Serie A era schierata ovviamente per un altro discorso, quello del blocco delle retrocessioni. Ha mai temuto che si verificasse tutto questo? Guardi, sinceramente no. Detto questo, insomma, era un tema che era stato posto anche abbastanza, come dire, inaspettatamente, improvvisamente sul tavolo, quindi c'era bisogno di una presa di posizione da parte nostra che c'è stata attraverso il Presidente Balata, quindi siamo soddisfatti di come si è sviluppata ed è finita la cosa. E comunque vada, adesso noi ci auguriamo ovviamente che i contagi siano sempre di meno, con 42 punti nei playoff ci siete e cercate di consolidarli. Sì, io ho sempre detto in questi ultimi giorni che sarà anche interessante verificare come sarà questo nuovo mini campionato, perché non nascondiamocelo, dopo mesi di inattività un po' tutti adesso siamo sullo stesso piano, fermo restando i valori di classifica e alcuni valori che sono fuori discussioni come quello del Benevento, però tutto il resto è abbastanza livellato, quindi sono curioso di vedere come reagiranno le squadre, gli atleti, gli staff tecnici a questa che è un torneo completamente inusuale, sia per tempi, sia per modalità, sia per periodo nel quale si gioca. Sarà interessante dal punto di vista anche di studio capire come si evolverà la cosa. Ecco, il Presidente Sebastiani, che ha la squadra a 35 punti, non è che deve sollevarlo perché si solleva da solo, ma certo il Pescara non può... Cioè, ce ne potresti dare 3 o 4? No, deve pensare alla salvezza, ai play-out, oppure può pensare a qualcosa di più importante, non diciamo prestigioso? Ma
i valori tecnici del Pescara sicuramente fanno supporre che questa squadra possa ambire a qualcosa in più, ma ripeto, secondo me la cosa più saggia da fare, parlo adesso per la Salernitana, è come dire, fare tabula rasa di quello che è stato fino ad oggi, rifocalizzarsi, riconcentrarsi, far finta che si inizia da zero in classifica, e bisogna spingere queste partite. Mai come questa volta posso dire che sono ogni partita è una finale, e quindi quello che vale per il Pescara vale assolutamente, per la Salernitana vale assolutamente per il Pescara, e è tutto ancora aperto. Mi sembra di capire, Mezzaroma, che comunque in questo torneo che ha detto voi siete molto compatti come società, c'è qualcuno, qualche nota stonata tra voi presidenti? Lo chiedo a lei e poi lo chiedo anche al presidente Sebastiani. Ma non direi, guardi, ci sono state, è inutile nasconderlo, qualche posizione e qualche punto di vista che divergeva rispetto nella maggioranza, a quello, insomma. Ma io non direi che c'è stata una maggioranza e una minoranza, perché poi la cosa bella di questa Lega è che alla fine anche chi non è d'accordo, e lo ha sempre però detto in maniera molto chiara, cioè ha sempre giocato a viso aperto, anche chi non è d'accordo poi per il bene della Lega si è conformata alla decisione della maggioranza. Quindi prevale la trasparenza, insomma, mi sembra di capire. Prevale la trasparenza e il fatto che poi alla fine tutti cercano di lavorare per il bene comune. Sebastiani, come sono i rapporti con Mezzaroma? Ottimi, ma a parte i rapporti interpersonali, ma come diceva Marco, credo che la Lega di Serie B in questa occasione abbia dimostrato veramente il grosso lavoro che abbiamo fatto in questi mesi, e soprattutto l'unità di intenti, perché poi, come diceva Marco, è vero che qualcuno, sai, in una situazione come questa qualcuno può anche parlare per necessità, per interessi propri, ma chi non lo farebbe? Però poi alla fine viene riportato sul binario giusto e nessuno si è tirato indietro, nessuno ha fatto sì che questa Lega uscisse spaccata da qualsiasi decisione che abbiamo preso fino ad oggi. E quindi credo che il lavoro fatto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, ma anche da tutti gli associati, dall'Assemblea, è stato un lavoro, secondo me, che ha qualificato molto questa Lega in un momento di grande difficoltà del calcio. Posso dire una cosa, sì, a completamento di quello che ha detto l'amico Daniele? Probabilmente la Lega di B dovrebbe essere un pochino più ascoltata e considerata dal mondo del calcio, perché all'interno della Lega di B ci sono presidenti, e Daniele Sebastiani è assolutamente uno di questi, che hanno carisma, che hanno esperienza, che hanno idee, che hanno capacità, e che pensano sempre nell'ottica del sistema calcio. Noi purtroppo anche in Consiglio federale pesiamo il 5% e abbiamo un rappresentante. Questo è un pochino, ad avviso di tutti, una struttura. Sarebbe opportuno e utile che si lavorasse per riequilibrare un pochino il sistema, perché la Lega di B è una Lega che, come dicevo, è rappresentata da persone di assoluto livello, da società di prestigio, di storia, di blasone e di prospettiva, e dovremmo vederci riconosciuti un pochino di più i nostri meriti. Presidente Mezzaroma, noi la ringraziamo dallo studio di TV6, ci ha fatto molto piacere, ovviamente il saluto dalla Presidente Sebastiani, vi rincontrerete sui campi di calcio, grazie per questo contributo e in bocca al lupo ovviamente. Ciao, per Marco. Questo finale grazie di campionato. Grazie a voi. Grazie, ciao, Presidente. Ciao. Grazie, allora, di nuovo, arrivederci. Totò De Leonardis, un flash per il Presidente Sebastiani, perché stiamo per andare in pubblicità e tra poco avremo in diretta l'ex attaccante del Pescara Gianluca Caprari, attualmente in forza al Parma. Un flash di Totò De Leonardis e poi la risposta flash del Presidente. Ma intanto magari riprendere a volo anche la,
il problema dei prestiti dei, dei contratti, perché è vero, il presidente ha detto giusto, però ha parlato della sua squadra e sa benissimo che anche questa è Italia, così come il problema affrontato prima sul, sul, sulla regolarità, credo che questo, come del resto ha sottolineato lo stesso Titti, che sia la necessità proprio di chiarirla questa, questo aspetto, proprio per la regolarità del campionato, al di là di quello che uno può pensare dei, dei propri tesserati, voglio dire. Sì, quello che dice è tutto vero, però è evidente che non è un qualcosa che qualcuno può calare dall'alto, visto e considerato che sono rapporti di, contrattuali tra società e tesserati. Ci potrebbe anche essere qualcuno che magari al 30 giugno dice: signori, il mio contratto è finito, voi non mi rinnovate il contratto, io sto a casa e vado in ferie. Potrebbe anche esserci una situazione di questo tipo, come potrebbe esserci, mi auguro di no, da parte di qualche società, il fatto di dire il prestito non te lo rinnovo a meno che non ti paghi tu il giocatore in questi due mesi. Ci potrebbe essere anche questa cosa, e quindi si aprirebbe un file che non finisce più, soprattutto per la nostra categoria, che non è una categoria ricca. Quindi ci sono sicuramente delle criticità, ecco perché dicevo, io credo che in questa settimana, smarcato il Consiglio federale, c'è una commissione in federazione con le leghe che sta lavorando su questo aspetto, e per forza di cose questa settimana noi dovremmo sapere di che morte morire, perché la prossima poi si comincerà a giocare, non è che possiamo cominciare, non si può perdere magari più tempo, ovviamente. No, ma magari non possiamo cominciare e poi al 30 giugno qualcuno vanno ci via, saluta e se ne va via, perché parliamoci chiaro, nessuno lo dice, nessuno lo vuole dire, e tutti quanti noi abbiamo sempre detto vogliamo giocare, ma che sia un campionato che non è quello che era partito è evidente a tutti. Il fatto stesso che di giocare oggi le partite a porte chiuse e magari di incontrare squadre che all'andata avevano al loro fianco un pubblico importante che li hanno spinti per i 90 minuti, e oggi magari giocarci in casa o anche fuori senza pubblico sicuramente non è una cosa normale, però dobbiamo farlo, quindi ci fermiamo 3 minuti per la pubblicità, poi torneremo in diretta, iniziamo ad avere i campioni, Gianluca Caprari tra poco in diretta a Replay, a tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:43 minuti, rientriamo in diretta dopo aver effettuato i collegamenti con il presidente del Frosinone Stirpi, con l'agente Tullio Tinti, con il presidente della Salernitana Mezzaroma, e in attesa di collegarci anche con altri personaggi accogliamo nel nostro studio da Parma l'ex attaccante della Pescara Gianluca Caprari. Buonasera Gianluca, ben rivisto. Buonasera a tutti. Allora, c'è qui il presidente Sebastiani, con il quale ha vissuto stagioni indimenticabili. Due promozioni, la prima con Zeman, con la doppietta a Genova contro la Sampdoria, poi l'anno di Oddo. Parliamo anche di calcio giocato, perché stiamo parlando sì di politica di calcio, ma i tifosi vogliono anche risentire un po' il profumo del campo. Intanto Gianluca, tu come stai? Tutto bene? Sì? Sì, no, sto benissimo. Fortunatamente abbiamo ripreso a allenarci e sono felice così, dai. Hai ritrovato il campo, no? Che è un po' la vostra materia prima. Sì, no, ecco, per questo sono felice, perché finalmente siamo passati sul campo a giocare, a fare allenamenti. Adesso speriamo che inizia il campionato. Tra i tanti campioni avuti qui a Pescara, Sebastiani, dove possiamo collocare Gianluca Caprari? Tutti hanno parlato di un talento straordinario sul piano tecnico. È proprio così? Beh, a me fai una domanda facile, perché Gianluca credo che sia uno dei talenti più puri del calcio in Italia, dei calciatori italiani. È chiaro che ci ha messo un pochettino più di tempo degli altri ad arrivare dov'è, ma credo che possa ancora dimostrare molto, perché Gianluca è più forte di quello che si vede. C'ha delle qualità che in pochi hanno, qualche volta non ci crede nemmeno lui, e quindi evidentemente ha bisogno di più spinte rispetto ad altri ragazzi. Io mi ricordo quando tu parlavi prima dei gol di Gianluca nella finale, diciamo nell'ultima partita, nella penultima partita a Genova, che ha decretato la promozione di quell'anno. Dovremmo anche rivederli se la regia è... Ma io credo che soprattutto il secondo gol, penso che quel gol lì lo fanno in pochi, lo fanno i campioni, quelli veri. E lui lì aveva 18 anni, quando ci avevi? 18 anni credo. Sì, 18 anni. Il secondo gol, adesso che lo rivediamo, è un gol di veramente da campione consumato. E quindi quelle cose lì o ce l'hai o non ce l'hai, non è che te le inventi, guarda là. Tecnica sopraffina. No, ma poi come difende la palla, cioè, ha fatto un gol che secondo me non lo rifarà più in tutta la sua vita. Però... Riesci a vederli Gianluca, sì. Come? Mi stai vedendo, sì. Sì, no, sto vedendo tutto. Non l'avevi dimenticato questo gol, no? No, ogni tanto devo dire che su YouTube vado a vedere qualche gol vecchio, ecco. Oh, invece nell'anno della promozione con Oddo in panchina sei stato ancora più decisivo, perché ovviamente
ha realizzato molti più gol, 13 se non ricordo male, vero Gianluca? Sì, esatto. Quella è stata un'altra annata strepitosa. No, devo dire che quell'anno è stato il mio anno migliore che ho fatto, ecco. E da lì poi è partito tutto, perché i primi anni a Pescara feci un po' di fatica, come ha detto il press, diciamo che da lì poi ho avuto quella spinta che mi serviva, ecco. Però anche in Serie A Gianluca ha fatto 9 gol in un'annata negativa, squadra, in una squadra che non era sicuramente la migliore della Serie A, quindi uno che riesce a fare 9 gol in Serie A in una squadra che è praticamente retrocessa al girone d'andata vuol dire che hai delle qualità che sono indiscutibili. Io credo, ripeto, con Gianluca faccio meno fatica che con altri. Gianluca è uno dei giocatori più forti che noi abbiamo portato a Pescara, ma è uno dei giocatori più forti che giocano nel campionato italiano. Ci deve credere di più anche lui in alcuni momenti, ma... Ecco, lo chiedo prima al presidente Sebastiani, perché l'Inter non ci ha creduto? Ma perché la Roma non ci ha creduto? Sì, prima la Roma e poi l'Inter. Io credo che... giocatori come lui, come lo stesso Politano, cioè, sono giocatori che oggi stanno giocando in Serie A, addirittura sono nel giro della nazionale, e i club di appartenenza non ci hanno creduto. Però non è che non ci hanno creduto, il problema grande dei grandi club è che giocatori del loro settore giovanile che arrivano in prima squadra saranno sempre meno, e quindi magari in qualche caso si potrà assistere anche a qualcuno che si ricompra il giocatore suo quando poi è diventato importante. Quindi ci vorrebbe un po' più, come succede negli altri paesi, ci vorrebbe un po' più di coraggio, perché è un giocatore come Gianluca, un giocatore come Politano, un giocatore come Verre, io credo che nella rosa attuale della Roma ci potrebbero stare tranquillamente senza nessun problema. E d'altronde è d'accordo Gianluca, anche se questi discorsi ti riguardano personalmente. Ma il press è di parte, quindi io non posso dire niente. Ecco. Ma non è di parte, perché lui di giocatori bravi ne ha avuti tanti, quindi se ti colloca sul podio, perché mi sembra di capire che tra i primissimi, certo, vuol dire che veramente, tu lo sai che i mezzi ci sono. Poi ci si è messo anche l'infortunio l'anno scorso, però la Sampdoria è fatto bene, adesso c'è il Parma e si riparte con grosse motivazioni, no Gianluca? Ah sì, sicuramente, sono venuto qui apposta per giocare, perché a Genova ultimamente stavo facendo un po' fatica, quindi ho 26 anni e voglio giocare, quindi, e voglio dimostrare, come dice il press, il mio valore, che ancora non ho dimostrato bene. Allora, tra i tanti amici pescaresi, cosa ricordi di queste due parentesi in Abruzzo? Dei tanti amici? Credo che lasciò tanti amici a Pescara. Sì, molti, ecco. Uno ce l'avete in studio, purtroppo. Ma non possiamo nominarlo, quindi... Non si vede che è troppo grosso, Gianluca, non si vede, non entra nella telecamera. No, a parte scherzi, a Pescara ho lasciato molti amici, infatti... vengo spesso lì e in futuro penso di venire lì, ecco, quindi in quella città mi sono trovato benissimo sin da subito. Senti, invece del presidente Sebastiani che ci dici? Perché lui ha espresso parole veramente belle nei tuoi confronti. Tu hai avuto tanti presidenti, Sebastiani dove lo collochiamo? Ma per quello che ha fatto per me forse al primo posto, ecco. Non perché è lì davanti, però mi ha tenuto 6 anni lì, dopo che i primi anni non ho fatto molto bene. Quindi ha creduto in me, era uno dei, anzi forse è stato il primo a credere in me. E devo dire che in quegli anni a Pescara ha avuto 2 promozioni, e poi 2 retrocessioni, una finale playoff persa e un anno andato a vuoto. Quindi in 6 anni ha fatto molto. Quindi insomma, presidente Sebastiani, ottimi rapporti, Pescara bei ricordi, in futuro mi sembra di capire che potresti anche venire a vivere qui. No, sicuramente riportiamo il Pescara in Serie A, lo facciamo giocare in Serie A. Ecco. Hai già un'altra possibilità, ma non a fine carriera, un po' prima. No, a fine carriera. Gianluca, allora l'ultima cosa, riprende questo campionato e cosa ti aspetti? Un calcio diverso? Sicuramente non è lo stesso, senza tifo il calcio penso che perde un po' il senso di quello che è, ecco, perché i tifosi sia in casa che fuori sono sempre una parte importante, quindi sarà diverso, però dobbiamo finire questo campionato anche per la classifica, per lo scudetto, per le recessioni, quindi penso che sia giusto così.
Ecco, allora c'è Riccardo Clinco che è in piattaforma, che vuole farti una domanda oltre che salutarti. Ciao Gianluca, ti ho detto prima, ti ho detto prima a microfoni spenti che ti trovo più uomo, più. Abbiamo visto che eri un ragazzo e ti vediamo veramente sono bello, proprio sei cresciuto. Sei diventato vecchio. No, e oltre che fisicamente sei cresciuto sicuramente anche psicologicamente, che poi alla fine ai 26 anni sei proprio nel clou della tua carriera, quindi adesso sei in una grande squadra, qual è il Parma, avrai sicuramente delle ottime occasioni di mostrare tutto il tuo valore. Ecco, che cosa ti aspetti adesso alla tua età, che sei diventato, non dico anziano, ma hai tanti campionati, come ti gestisci adesso anche questo torneo che sarà ogni 3 giorni, quindi sarà un rincorrere partita su partita? Ma devo dire che mi sento bene, ecco, ho sfruttato questi mesi a casa dove, dicevo anche prima, mi sono allenato molto. E sicuramente giocando ogni 3 giorni il fattore del mangiare e riposarsi sarà fondamentale per tutti, ecco, perché sicuramente in campo ci si allenerà molto di meno e si giocherà molto di più. E penso che mentalmente devi stare bene. Gianluca, noi ti ringraziamo per questo intervento, ci ha fatto piacere rivederti, così come speriamo di rivederti esultare ancora sul campo. Un saluto dal presidente. Grazie. Sebastiani. Ciao Gianluca. Anche a te. Ciao Gianluca. Grazie. Ciao a tutti, buona serata. Grazie. Ciao Gianluca. Presidente Sebastiani, qui alterniamo ovviamente politica del calcio, ricordi con i vostri campioni, l'attualità. Si sente di dire che si troverà davanti ad un calcio diverso? Domanda faccio anche a lei, perché la sto facendo un po' anche agli amici. Ma un calcio diverso? Un calcio diverso? Un calcio diverso? No. Il calcio sarà sempre quello. Diverso ci sarà, come diceva prima Gianluca, il fatto che non ci sarà il pubblico, non ci saranno i tifosi, e quello è un problema importante ed è sicuramente qualcosa che non ti fa sembrare una partita di calcio vera. L'assenza di pubblico, noi abbiamo fatto l'ultima partita a Benevento in un clima che era quasi da allenamento al Poggio, quindi ma bisogna abituarci. Onestamente bisognerà abituarsi velocemente a questo nuovo clima delle partite, cercando di dare quanto più possibile in campo, per come se ci avessimo i tifosi a spingerci, quindi non sarà facile, ma questo sarà a mio avviso l'unica differenza grande. Totò, Francesco e Riccardo, una domanda flash per il presidente, o qualche considerazione, perché stiamo per effettuare un altro collegamento oppure andiamo in pubblicità. Ci sarà un altro campione tra poco collegato con noi. Allora iniziamo da Totò De Leonardis, quale riflessione vuoi fare, qualche curiosità? Ah, sì, intanto una parentesi a volo su Caprari, sul suo talento. Intanto Caprari è nella ristretta cerca di calciatori del Pescara che hanno vinto 2 campionati, sono andati 2 volte in A, parliamo dei mostri sacri, ripeto, Nobili, Zucchini, Camprone, Di Cara, Pagano. Caprari questo la dice lunga sulla qualità di questo ragazzo. In bella compagnia, Esatto, sì. No, poi insomma la domanda che volevo fare al presidente: a me piacerebbe che da questa nuova soluzione trovata sparisse definitivamente la parola algoritmo. Mi sembra una cosa, una follia vera e propria. Veramente, a mio avviso, sarebbe più sportivo magari decidere con la monetina. Del resto, l'Italia ci ha vinto con l'unico suo campionato europeo. Ma ormai hanno deciso così, Totò, non è che si può. No. È quello che dicevo prima io, no? Cioè, non era corretto che ognuno decidesse in casa sua quello il da farsi, considerando che poi quello che decidi in casa tua colpisce anche gli altri, no? E quindi poi alla fine possiamo decidere pure a pari e dispari, ci possiamo giocare la promozione o la retrocessione, però un metodo bisogna usarlo. Io ripeto, mi auguro che si possa finire il campionato in maniera regolare, perché questo comporterebbe nessun contenzioso, nessuno che possa dire ma sa se facevamo così, se facevamo con là. Io credo che finiamo il campionato, tutti quanti avranno fatto il meglio possibile, ci sarà chi uscirà contento da questo torneo, chi lo sarà meno, chi avrà perso un anno, però è evidente che non ci saranno strascichi
nel dopo campionato perché si sarà giocato. Speriamo che succeda questo. No, io l'unica cosa che ritengo proprio che sia proprio antisportivo questo parlare di algoritmi in uno sport in cui abbiamo sempre detto che può succedere di tutto, qui non c'è una partita scontata, eccetera, e decidere sulla carta chi deve prendere un punto in più, un punto in meno, mi sembra veramente una follia, proprio per quel che riguarda questo sport, voglio dire. Per quello dire che sarebbe più sportivo la monetina. Va bene, allora sul calcio giocato invece Francesco e Riccardo, poi andiamo in pubblicità perché tra poco interverrà un altro campione che ha vestito la maglia del Pescara, eccola la scritta Ciro Immobile, tra poco in diretta qui a Replay. Allora Francesco, prego Francesco. Prima il Presidente mi sembra che ha toccato un tasso importante, quello del discorso economico, e diceva che la Serie B non è una categoria ricca. Allora chiedo al Presidente, ma non sarebbe ora di mettere mano alla ripartizione di tutti i milioni e milioni e milioni di euro che ci sono, che nella fetta più grande vanno alle grandi della Serie A e poi a scendere tutto quello che resta alle altre, perché se le piccole o medie della A si lamentano, quelle della B si lamentano, quelle della Lega Pro o Serie C si lamentano, perché non si riesce a trovare la strada per trovare un accordo e una ripartizione migliore, e concludo, tipo quella che si fa in Inghilterra, il 75% diviso tra tutte le società, il 25% diviso in proporzione all'importanza. Bene, Presidente. Ma io credo che in Italia dobbiamo partire un pochettino da lontano, intanto cominciamo a fare quello che fanno negli altri paesi. Noi non abbiamo infrastrutture, abbiamo degli stadi, il più delle volte arrivano in Serie A squadre che non hanno manco il campo dove giocare. E queste cose portano ad incassare meno, perché la realtà è questa, cioè non è che gli altri stati vendono diritti a prezzi più alti perché sono più bravi degli italiani. Vendono diritti a prezzi più alti perché hanno qualcosa in più da vendere, quindi se intanto impariamo questa cosa probabilmente incassiamo di più e a cascata tutti quanti avranno qualcosa in più. Poi sulla ripartizione sicuramente qualche anomalia c'è da sistemare, però questo riguarda un pochettino il governo del calcio, che deve capire che le altre leghe non possono, la lega di Serie B, come diceva prima Marco Mezzaroma, ha dimostrato in questi anni di essere una lega molto più importante di come è considerata. Se pensiamo solamente a tutti quei ragazzi che oggi, Gianluca ne è un esempio, ma ce ne sono tanti altri, adesso tra poco arriverà Ciro che è un altro esempio di quello che può fare la lega di Serie B per la lega di Serie A. Quindi se siamo bravi anche a capire questo, e se qualcuno non pensasse solo all'orticello proprio, probabilmente il sistema calcio vivrebbe meglio. Allora Riccardo, una gentilezza, conserva la tua domanda, la tua riflessione, andiamo in pubblicità e poi ripartiremo da te e ci collegheremo con Ciro Immobile, a tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Insurance Sport,
Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22 e 5 minuti, rientriamo in diretta. Allora, era rimasto Riccardo Clinco sospeso per fare una domanda al presidente Sebastiani, poi tra poco avremo Ciro Immobile in diretta. Vai Riccardo. Presidente, innanzitutto congratulazioni per la nascita della tua nipotina, visto che è la prima volta che ti parlo e ti voglio veramente fare i complimenti. Grazie. Ti volevo dire, tu hai sempre portato a Pescara giovani di grandissimo valore che, io vado a leggere la nazionale italiana, sono passate quasi tutti da Pescara. Adesso il campionato si restringe in 2 o 3 mesi, ma tu ti stai già guardando per il prossimo anno? Beh, più su qualche giovane di valore? Più che io, chi lavora... intendo dire tu e il tuo staff. Sì, chi lavora insieme a me sicuramente ha svolto un lavoro importante in questi mesi, ma non solo negli ultimi 3 mesi, tutto l'anno, perché noi inizia il campionato, ma devi già guardare poi all'anno successivo, alle sessioni di mercato che ci sono. Quindi abbiamo comunque una lista di tanti giocatori, giovani e meno giovani, che possono fare al caso del Pescara. Poi, come dicevo prima, non sempre si riesce ad arrivare per primi su qualche giocatore, però abbiamo una grande fortuna, che è quella che Pescara oggi è vista come una piazza dove i giovani vengono, si esprimono, si possono esprimere al meglio, ed è un trampolino di lancio, ed è stato un trampolino di lancio per molti di loro. Quando tu parlavi prima della nazionale, io quando vedo la nazionale italiana oggi mi riempio d'orgoglio, perché pensare che
in una partita addirittura c'erano 7 undicesimi che avevano la maglia del Pescara. Io credo che nella storia del Pescara non sia mai successa una cosa del genere. E tra questi c'è Ciro Immobile, che è in collegamento diretto. Buonasera Ciro, ben ritrovato e ben rivisto soprattutto. Buonasera a voi, grazie dell'invito, ciao a tutti. Come stai innanzitutto? Benissimo, non vedo l'ora di ripartire, si suda, si lavora, però è la cosa che ci piace fare di più, quindi ci mancava tanto il campo, soprattutto l'odore dell'erba, così siamo contenti, dai. Con 3 figli è stata dura anche la quarantena o no? È abbastanza, io che non sono abituato a stare tantissimo tempo insieme a loro tra partite e allenamenti, me li sono goduto appieno, anche se devo dire che dura, è più dura stare appresso a loro che fare gli allenamenti. Senti, ormai l'Abruzzo è quasi la tua seconda regione, perché hai sposato una signora Jessica di Bucchianico, ti sei sposato qui, Pescara in pratica ti è rimasta un po' nel cuore, ha anche gli stessi colori della tua attuale società di appartenenza. A Pescara, tu pensi, ci sono ancora dei murales al centro della città con il tuo volto, non so se la regia ce lo può far vedere, questa è la classica edicola di Piazza Salotto con l'immagine di Ciro Immobile, forse l'unico giocatore del quale c'è ancora un poster. Ma è una città che sono legato particolarmente. Città e devo dire anche società e tifosi, per quello che ho vissuto e per come sono stato trattato. Poi è una città, come hai detto tu, che porto dentro perché ci ritorno tutti gli anni. E mia moglie, praticamente la mia prima figlia è nata a Pescara, la seconda è nata a Chieti, quindi sono legatissimo. Sei di casa qui. Senti Ciro, poi ti lascio parlare con gli amici, con il presidente Sebastiani. Tu hai vinto tanti titoli di capocannoniere, il primo proprio quell'anno con Zeman con 28 reti, poi l'hai vinto col Torino, 22 gol, poi nell'Europa League ancora con la Lazio, ma quella stagione con Zeman 28 reti, lì c'è stata proprio la tua esplosione. Sì, è stata una stagione alla quale ci siamo divertiti tantissimo, c'era un legame pazzesco tra noi, lo staff, il mister e la società che ci ha portato avanti, essendo una squadra giovane, avere l'entusiasmo così e l'aiuto, una mano da parte di tutti dietro, ci ha dato quella spinta, quel valore in più che ci ha permesso poi di vincere il campionato e di restare nella storia alla fine, perché quando si parla del Pescara di Zeman ci si ricorda tutti il bel gioco, i tanti gol, e quindi questo ci fa piacere. Come ha detto il presidente prima, ritrovarci poi tutti in nazionale, è ovvio che poi si riparla sempre di quell'annata. Sei rimasto legato soprattutto a Insigne, siete stati insieme anche a Dubai, a Capodanno, quindi è il giocatore che frequenti di più di quel gruppo. Sì, con Lorenzo mi vedo più spesso, vabbè, Marco gioca all'estero, quindi mi è più difficile. Però ti devo dire, anche quando incontro, adesso mi è capitato di sentire Zanon, Balzano, Maniero, mi sento tutti con piacere. E devo dire che sono particolarmente legato anche al presidente, perché ci sentiamo molto spesso, l'ho chiamato adesso per la nascita della nipotina, è una persona alla quale sono affezionato e ci tengo al di là dell'aspetto professionale. Che tipo di presidente era Sebastiani? Era, quando c'eri tu, perché lo è ancora. Non era per niente severo, devo dire questo, devo dire, era uno che se serviva qualcosa, qualsiasi cosa, per noi che veniamo da fuori a pescare in Abruzzo in generale, cercava sempre di darti una mano, di aiutarti. Era più, diciamo, fuori dal campo era quello che cercava di aiutarci di più. Ecco, chiedo al presidente Sebastiani, proprio Ciro Immobile, ma anche Caprari che abbiamo sentito prima, sono rimasti quelli di sempre, cioè non sono cambiati nonostante il successo, nonostante i titoli vinti, la grande carriera fatta, no? Anche questa è una caratteristica importante per un campione. Ma credo che sia una cosa non importante, fondamentale, perché poi è vero che sono campioni, è vero che sono sempre al centro dell'attenzione, ma prima di tutto sono uomini, quindi cambiare atteggiamento solo perché sei diventato qualcuno è segno di
di poca intelligenza. Ciro questa cosa qui non ce l'ha proprio, perché è un ragazzo che è rimasto quello che era. Soprattutto io credo, non si deve offendere Ciro, ma credo che sia, per quanto mi riguarda, sia il giocatore. Lei ha detto ad una radio il più sottovalutato tra i campioni. Più sottovalutato, perché Ciro ha dimostrato sul campo di essere un campione, uno che segna gol a Grappoli tutti gli anni, uno che è sempre nelle prime posizioni delle classifiche cannoniere. Poi si parla di giocatori che veramente, io mi esprimo anche in maniera un po' più nostrana, si parla di gente che non gli può manco pulire la scarpetta, e magari senti parlare di stramilioni, valori pazzeschi, stipendi stellari. Io credo che Ciro sia un giocatore, ma ripeto, non perché è stato a Pescara, non perché c'è un rapporto particolare con lui, ma credo che sia un giocatore che in Italia è sottovalutato per quello che è il suo lavoro, il suo valore, perché trovatemi un altro attaccante che come Ciro ha segnato tutti questi gol in Italia, trovatemelo e facciamo prima. Ma Ciro si mette alle spalle queste valutazioni fatte non dallo studio, dagli altri? Ma no, io sono contento delle parole del presidente, perché io cerco sempre di dare il massimo e lui lo sa, e quindi chi mi conosce bene come lui sa che io vado oltre a queste cose, cerco sempre di superare quello che è il mio limite, ecco. Come l'ho fatto a Pescara, l'anno dopo di Pescara ho trovato difficoltà, ho cercato di guardare avanti e poi ho vinto il titolo di capocannoniere l'anno dopo. Poi ci sono alcune dinamiche che vanno, come ha detto il presidente, che vanno oltre il calcio, così, situazioni particolari, strane, alla quale io non ci vado dietro, però quando sento dire dal presidente, alla quale una persona, come ho detto prima, che ci tengo, fanno piacere. Poi, ecco, ma chi ti ha aiutato a tenere questo equilibrio? Perché di equilibrio si tratta nel momento del successo. Ma io sì, voglio dire solo una cosa, spezzare una lancia a favore di persone che ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscere, ma Ciro prima di tutto ha una grande famiglia. Certo. Papà certo. È una persona eccezionale, la mamma, il fratello, e quindi questo e anche l'attuale famiglia, quindi la questo compagna che aiuta. La moglie la conosco meno, ma la famiglia di Ciro è una grande famiglia. Questo credo che abbia dato una grande mano a Ciro a venire su così com'è. È partito tutto da lì, Ciro? Sì, è vero, il presidente ha ragione. No, ma la mia è una famiglia molto semplice, il presidente l'ha conosciuta, e quindi io ho cercato sempre, cioè mi hanno sempre cercato di insegnare questo, l'umiltà prima di tutto, quindi la stessa cosa vale per la famiglia di mia moglie. Poi ho delle persone che mi seguono, che mi hanno aiutato sicuramente, mi hanno dato una mano nella crescita prima umana e poi professionale, quindi questo sicuramente devo ringraziare loro. Allora, una domanda a destra, a parte degli amici che sono in studio, ovviamente dico a tutti di non fare domande sulla Lazio, perché sono questi gli accordi, quindi parliamo soltanto di Ciro versione biancazzurra oltre che sul personaggio. Vorrei iniziare da Andrea Costantini. Andrea. Intanto buonasera a Ciro Immobile. L'inizio della sua esperienza a Pescara, lui arriva, gioca un triangolare a Teramo se non sbaglio, e poi c'è la famosa partita di Verona dove viene preferito a Magnero, e quindi possiamo tornare su quell'aneddoto, no, di cui insomma si è parlato, come arrivò poi a quel ruolo da titolare con Magnero, la decisione di Zeman, e poi il primo di una lunghissima serie di gol, perché a Verona ci fu subito il primo timbro al Bentegodi. Ma prima di quello c'è stato un altro aneddoto nel triangolare che hai citato tu, che si è giocato a Teramo. Era la prima partita che facevo, non avevo fatto nemmeno il ritiro, che l'avevo fatto con la Juventus, e io ero arrivato alla seconda parte del ritiro, così, e praticamente se doveva fare questo triangolare io non mi sono svegliato e quindi non è partita benissimo, cioè sono arrivato tardi alla riunione, così, alla merenda, e quindi non è partita proprio benissimo. Poi ero un po' indietro di condizione rispetto agli altri, ovviamente, perché voi sapete il mister Zeman come lavorava, quindi era ovvio questo. Poi la prima partita inaspettatamente scelse me, e ci fu questo aneddoto con Riccardo, che tra l'altro penso sia quello che ci sono rimasto più legato, insieme a Insigne
di quell'anno. Praticamente così, se lui si iniziò a spogliarsi e andò in tribuna. Cioè lui che doveva giocare a titolare, il mister lo mandò in tribuna e quello ci fece un po' ridere poi durante la settimana. Tutto vero, presidente, sì. No, è vero, ma è vera anche un'altra cosa, che il mister nel frattempo, quando lui continuava a segnare gol a grappoli, diceva che Ciro gli rovinava le giocate, quando invece faceva, cioè, era il finalizzatore di tutto quello che faceva la squadra. Quindi Totò De Leonardi, Totò. Ciao Ciro, tanto complimenti per la carriera che stai facendo, eccezionale. Grazie. Siamo tutti contentissimi mentre qui. No, quello che soprattutto non mi stupisce, che mi piace di te, è questa, che sei quello che abbiamo conosciuto a loro tanti anni fa, e ho sempre avuto questa motivazione, questa spinta, questa voglia di fare, di dare il massimo. Che non è solo generosità, tu hai talento, Ciro, scusami, ma grazie. Anche i tuoi gol sono veramente dei gioielli, quelli che fai, che stanno trascinando la Lazio e spero anche la nazionale. Credo che insomma questo europeo debba essere uno dei tuoi obiettivi per il prossimo futuro. Che ne dici, Ciro, tu? Ci punti molto l'europeo per il prossimo anno, vero? Sì, no, ma devo dire, l'avevamo preparato benissimo quest'anno, la faremo altrettanto l'anno prossimo. È stato rinviato tutto di un anno, come è giusto che sia, per tutti i problemi che ci sono stati, però davvero la squadra è forte, siamo concentrati sull'obiettivo, un europeo molto importante, faremo le tre partite del girone a Roma e quindi ci teniamo moltissimo a fare bene. Giochi in casa poi, Sì, no, ma cioè, dobbiamo continuare, anche quello che stiamo facendo con la Lazio è davvero impressionante, siamo una macchina che stava andando a 300 all'ora e speriamo di riprendere da dove avevamo finito. Allora, Sebastiani, che trio d'attacco farebbe in nazionale? Sicuramente io darei la maglia a Ciro e poi gli altri due. Uno può essere Insigne e l'altro a destra ci mettiamo Politano Cavrale, giusto per farlo. Beh, Insigne credo che in quel ruolo, se sta bene, un altro top. Poi dall'altra parte ci può stare Politano. Ma Caprari si deve convincere molto di più delle sue qualità, perché Caprari, l'ho detto prima quando è intervenuto, Caprari è un talento puro. Che deve capire, se avesse la determinazione che ha Ciro, sarebbe il fratello minore di Messi. Perché è d'accordo Ciro su Caprari? Sì, a me mi ha impressionato, anche per il poco tempo che ha avuto per ambientarsi in una squadra comunque già collaudata come la nostra, che andava come una macchina da guerra, vinceva in tutti gli stadi, faceva divertire la gente, non era semplice entrare in certi meccanismi, e lui comunque ha dimostrato col talento il fatto di potersi meritare il po', comunque se giocava al posto col capitano, che era Sansovini, e quindi non era semplice, alla fine si è ritagliato il suo spazio ed è riuscito a dire da sua, a darci una mano per vincere il campionato. Poi dopo in Serie A ha fatto vedere sprazzi del suo talento e come ha detto il presidente, forse ha subito un po' caratterialmente il fatto che magari giocando un po' poco in alcune società non è stato facile. Certo. Allora, Francesco Di Francesco e Riccardo Clinco. Francesco e poi salutiamo Ciro. Francesco. Ciro, velocemente, i tuoi rapporti attuali con Zeman, lui vive a Roma, tu giochi a Roma, se qualche volta vi incontrate, una rimpatriata, che ne so? No, allora, mi è capitato di beccare Cangelosi 3-4 volte. Che abitavamo veramente vicino, anche col mister Zeman, però non ci siamo mai beccati. Jessica, mia moglie, ha beccato la moglie ogni tanto in giro, così, e si sono salutate, ma io con lui mai. Non ho avuto questo piacere, purtroppo, a Roma. Riccardo Clinco. Ciao Ciro. Ciao. Sono felicissimo di rivederti, guarda, mi dispiace solo non poterti abbracciare perché, perché Ciro è un po' il cuore, sai che come cioè Ciro è uno di noi, nel senso che il fatto che poi al di là che sono una donna abruzzese è sempre qua e ogni tanto ti vedo anche allo stadio,
E ti volevo dire una cosa, quest'anno sei ampiamente in cima alla classifica marcatori. Ci hai fatto un occhiolino ai 36 gol di Wayne? Sì, no, nel senso che io lo sai come sono. Te la puoi fare quest'anno, eh? Ho sempre degli obiettivi, e quindi quando stavo bene fisicamente in realtà non pensavo a niente, pensavo solo ad andare avanti, a fare quello che so fare meglio, ecco. Poi è normale che sai, poni degli obiettivi sia personali che di squadra. Uno di quelli poteva essere il record di Higuain, ma come la scarpa d'oro, come il capocannoniere. Comunque sai, vincere il capocannoniere in Serie A quando c'è Ronaldo, c'è Lukaku, c'è tanti giocatori fortissimi, è motivo di soddisfazione. Poi te giochi la scarpa d'oro con Lewandowski e ti dà quella motivazione in più. Allora, l'ultima domanda, presidente, la può fare lei l'ultima domanda a Ciro? Sì, volevo chiedergli se ha migliorato il suo modo di giocare a padel, perché poi se no ci prende in giro, se no Caprari ci prende in giro poi. A che livello siamo? Allora, quando ci siamo beccati purtroppo avevo giocato troppo poco per poter dire la mia, però la prossima volta farò meglio. Bene, siamo proprio in chiusura. Allora, che tipo di messaggio vuole mandare a questa piazza di Pescara, Ciro Immobile, che è ancora nel cuore di tutti i tifosi? Io spero di rivedere di nuovo l'entusiasmo che abbiamo avuto noi in quell'anno, perché è una piazza che merita grandi palcoscenici, è una società seria, che lavora bene. Io ci sono stato, ve lo posso dire, non perché io e il presidente abbiamo un certo rapporto, ma è così, anche quando non lo avevamo lo pensavo. Non c'è stato mai un problema, anche quando le cose non andavano come volevamo, nonostante noi all'inizio abbiamo avuto qualche problema. Quando avete dovuto spalare un po' di neve, vabbè, quello è stato anche, no? Esatto. Esatto, quando ci siamo andati ad allenare nel campetto del calcio a 5. Esatto. Quindi spero di rivedere di nuovo con l'entusiasmo. Io seguo molto la Serie B, seguo molto il Pescara, che sono affezionato, quindi mando un abbraccio a tutti i tifosi e vi saluto a voi. Ciro Immobile, grazie per essere stato con noi per questo revival, ti abbracciamo da questo studio e in bocca al lupo davvero di cuore per la tua carriera che è già splendida. Un grazie. Ciao Ciro. Anche da parte. Ciao Ciro. Buonasera a grazie. Tutti, un abbraccio grande. Ciao a tutti. Grazie. Grazie. Allora, grazie. Allora, siamo negli ultimi minuti, ultimi 5 minuti con il presidente Sebastiani, perché dopo diversi mesi si torna a giocare, sono rimasti pochi giorni, a fine settimana riprenderà la Serie A con la Coppa Italia. Siete pronti? Ma siamo abbastanza pronti, magari qualcuno è un pochettino indietro, ma abbiamo ancora 15 giorni buoni di lavoro e credo che saremo pronti per il 20, se giochiamo il 20, per giocare. Già questa partita con la Jugoslavia può dare un indirizzo? Può farvi capire tante cose? Sicuramente ci può far capire a che punto sono i ragazzi, questo è fondamentale, ma credo che lo sia per tutti. Anche per l'ambientamento, per vedere. Credo che lo sia per tutti. Adesso noi abbiamo potenzialmente la rosa al completo, tranne Tuminello, è rientrato Balzano, è rientrato Bucciarelli, rientrano anche Di Grazia e gli altri ragazzi che hanno avuto qualche problema. Bucciarelli può essere l'arma in più. Ma Pucciarelli è un giocatore importante per la categoria, quindi ci auguriamo che possa fare bene e possa darci una mano per toglierci velocemente dalla situazione di classifica che abbiamo oggi e poi magari toglierci qualche soddisfazione. Ultima riflessione o domanda a testa con i nostri amici e poi chiudiamo dallo studio. Partiamo sempre da Francesco Di Francesco. Francesco, hai qualcosa da chiedere al presidente o se vuoi fare una riflessione? Dimmi cosa. Cosa lo preoccupa di più alla luce di questa grande anomalia, una sosta di 3 mesi che vale per tutti, però alla fine ognuno guarda il proprio orticello? È proprio quello che dicevi tu, è proprio il testo della domanda, cioè lo stop di 3 mesi che nessuno sa, nessuno ha mai fatto, soprattutto, come dicevo prima, nessuno è mai stato fermo per 3 mesi senza nemmeno giocare amichevoli o fare partite vere, e quindi bisogna capire, considerando poi un altro aspetto che è fondamentale, che si giocherà in un mese circa, qualcosa in più,
si giocheranno 10 partite, quindi si dovranno fare 3 infrasettimanali, partite ravvicinate, quindi poca possibilità di allenarsi bene e molta possibilità di giocare, quindi si dovrà vedere come reagiranno anche i ragazzi. E adesso questa questione delle 5 sostituzioni sicuramente... È un vantaggio o no? Ma io credo che sia più che un vantaggio, sia una possibilità per i ragazzi per avere anche un maggior tempo di riposo, ma onestamente il calcio è bello così com'è, quindi più snaturiamo e certo, più onestamente non è che mi faccia impazzire, però in questo momento credo che serva. Riccardo, dopo il baffo, adesso Riccardo. Presidente, quanto ti fa piacere il fatto che i giocatori ti ricordino un po' come un fratello maggiore? Non dico un padre, perché tu sei giovane, anche se sei nonno. Come un fratello maggiore, ho detto. Ma mi fa piacere nella misura in cui con questi ragazzi ho sempre avuto... Lo sai che così era Marinelli nel rapporto con la squadra? Ma io ho sempre avuto... anche lui, Sì, io ho sempre avuto un rapporto ottimo con i ragazzi, anche perché sono sempre stato molto diretto, ho sempre detto in faccia quello che penso. Devo dire una cosa, io è una notizia che ancora non diamo, adesso ve la do così in anteprima. Noi abbiamo raggiunto un accordo con i tesserati, con i giocatori, per il taglio degli stipendi, degli emolumenti, e io li devo ringraziare tutti perché... ho avuto solo il modo di dire che cosa volevo fare io e non c'è stato un solo giocatore che mi avesse detto, soprattutto dei più grandi, che poi sapete bene che sono quelli che poi sì, si portano dietro tutto il resto, non c'è stato un solo giocatore, un solo procuratore in Italia che mi abbia creato un problema. Quindi, questo è più merito della società o più merito anche del gruppo ragazzi? No, sto dando merito al gruppo ragazzi, ma di conseguenza do merito alla società perché certo, evidentemente è credibile. Io sono riuscito a fare un accordo con loro sulla base della mia parola, cioè abbiamo diviso gli stipendi in due, ma io ho dato la mia parola che nel caso in cui si finisse il campionato e la società recuperasse una parte degli introiti persi, quegli introiti verranno ributtati su di loro e quindi evidentemente invece di perdere due stipendi magari ne perderanno uno e mezzo o magari uno. Ma tutto questo sulla base della mia parola, quindi un grazie ai ragazzi che sono stati fantastici, ma a partire dal capitano per proseguire con tutti indistintamente e anche i procuratori, perché evidentemente se hai credibilità qualcuno ti può far spendere una parola, se non ce l'hai non servono nemmeno i contratti scritti. Quindi su questa cosa adesso sono queste veramente le cose che danno più soddisfazione. Ma certo, ma si vive di soddisfazione, cioè, ma la soddisfazione di credibilità acquisita. Se le togli, se hai credibilità, se hai... A me questa sera mi avete fatto un regalo enorme, rivedere Ciro, Caprari, tutti questi ragazzi che sono stati con noi e hanno scritto un pezzo di storia del Pescara. Cioè, queste sono le soddisfazioni, perché... Devo dire che tutti hanno accettato volentieri quando hanno saputo che c'era lei in studio. Allora, Totò De Leonardis. Totò? Per chiudere. Sì. No, poi ci abbiamo allora, ancora Andrea. Ah, è giusto, sì. No, Presidente, io volevo sapere, visto che tu insomma di attaccante ne capisci, mi sembra di aver sentito che hai detto poco fa. Non è la verità, non è che mi chiedi il contratto per te, no? No, per me! Sono fuori ruolo, fuori corsa. No, ti vorrei chiedere invece un giudizio su Bocino, perché in effetti è stato il rinforzo mancato di gennaio, perché purtroppo non abbiamo avuto modo di vederlo. Può essere lui il giocatore in più, soprattutto in questo momento, anche l'infortunio di Tuminello che priva ancora la squadra di un terminale offensivo molto importante. Può essere Bocino il giocatore di questo mini torneo? Io oggi su questo ti posso dire una cosa che è fondamentale. Il ragazzo si sta allenando benissimo, non si è mai fermato anche nel periodo del lockdown, si è allenato per i fatti suoi, quindi ha cercato di mettersi in linea con gli altri. Sulle qualità non credo si possa discutere, un giocatore come Bocino, basta vederlo quando tocca la palla e ti rendi conto che è un'altra pasta rispetto alla media.
Io veramente mi auguro che lui possa darci una mano, soprattutto perché è un altro di quei ragazzi eccezionali, è un ragazzo che fa gruppo, è un ragazzo che lo vedi sempre col sorriso sulle labbra, è un ragazzo molto molto positivo, quindi mi auguro che ci possa dare una mano, perché è un pensiero in testa, quindi mi auguro che ci possa dare una mano. Andrea, vuoi chiudere tu, poi salutiamo sì. Il presidente. Andrea. Sì. Con una delle poche cose di campo di cui si è parlato nelle ultime settimane, l'allenatore, visto che le grottaglie insomma è in scadenza, cosa succederà? Ci sono le condizioni per un suo rinnovo? Dipenderà da questo finale di campionato? Circolano nomi, Modica, anche Massimo Otto, che abbiamo avuto in collegamento in una delle puntate precedenti. Cosa possiamo dire sulla questione allenatore? Ma l'allenatore oggi del Pescara si chiama Nicola Legrottaglie e lui sa che ha tutta la nostra fiducia, e la squadra segue molto bene l'allenatore, quindi lui sa che, come tutti i professionisti in questo settore, le conferme si giocano sul campo, quindi se lui farà bene, perché no? È chiaro che tutto viene dal campo, ma anche i giocatori che hanno voglia di magari rimanere a Pescara, di vedersi prolungare un contratto, tutto dipende dal campo. Loro mi conoscono, sanno che con me ci mettono un minuto e mezzo a trovare qualsiasi tipo di accordo, però chiaramente nel calcio contano i risultati e conta quello che fai sul campo. Io oggi, se devo dare un mio parere su Nicola Legrottaglie, sono molto soddisfatto, per cui perché no? E Tuminello invece? E Tuminello purtroppo... Per il futuro intendo. Mi dispiace, mi dispiace molto per quello che gli è risuccesso a questo ragazzo, che evidentemente non è granché fortunato. Vediamo che cosa... È un giocatore, voi sapete, noi ci avevamo puntato moltissimo su di lui, quindi... Ed era nelle nostre intenzioni oggi di cercare di trattenerlo a Pescara. È chiaro che se dovesse tornare a giocare nei tempi giusti, questo discorso rimarrebbe aperto. Se dovesse purtroppo rifarsi un'altra operazione, ecco, una domanda flash, una risposta flash. Di solito in questo periodo, negli altri anni, si parlava già di calciomercato. Ora, come vi comporterete? Valuterete queste partite per vedere chi può esservi utile nella prossima stagione, e in contemporanea farete un giro d'orizzonti, perché non si può perdere tempo, perché si riprenderà. Ma dicevo prima, come vi muoverete, insomma? Dicevo prima, il giro d'orizzonti si fa sempre durante l'anno. Sia Bocchetti che Giorgio hanno bene in mente quello che serve a questa squadra e quali possono essere i giocatori. Quindi avete già l'idea per la prossima stagione? Assolutamente sì. Però è evidente che bisogna attendere la fine, perché magari da qui a 10 partite potrà succedere. Dico, queste partite serviranno anche per valutare alcune posizioni? Assolutamente sì, ma ci sono anche dei ragazzi che magari sono in prestito, che potrebbero restare, e potremmo parlare anche in questo periodo con le squadre di provenienza per cercare di mantenere i ragazzi qua. Qualcuno potremmo addirittura comprarlo. C'è tutta una serie di situazioni, sono tante situazioni aperte che provvederemo a chiudere in questi mesi. L'unica certezza è che non ha avuto offerte per l'acquisizione del club. L'acquisizione del club purtroppo è sempre il punto interrogativo. Dopo il Covid, veramente credo che non mi telefonerebbe nemmeno mia figlia per comprare il club, quindi il problema di base oggi è cercare di... Io ci lavoro sempre, tu lo sai, io ci lavoro sempre cercando di trovare qualcuno più forte di me, più serio di me, soprattutto più serio di me, perché... Più serio in che senso? Più serio in tutti i sensi, perché si vedono sempre poi dove vanno a finire i club quando si lasciano in mani sbagliate, quindi... Siccome io sono di Pescara, e anche se domani non sarò più presidente o proprietario del Pescara, voglio andare in giro a testa alta e non essere ricordato come quello che ha messo in mano un delinquente la squadra e l'ha fatta fallire, quindi con me sicuramente questo rischio non si corre. Chi arriverà dopo di me dovrà essere meglio di me e soprattutto più serio di me, quindi questa è la caratteristica principale. Poi i soldi, le cose, gli accordi, se si vuole si trovano. Il problema è trovare persone che sono disponibili, che hanno passione, che hanno voglia di investire nel calcio, tempo e denaro.
Grazie Presidente Sebastiani. Grazie per aver trascorso 90 minuti con noi, soprattutto con i suoi campioni del passato. Sì, sì, siamo infatti già in zona recupero. Grazie a Maurizio Dagui in regia, grazie a Andrea Costantini. Saluto Totò De Leonardis, Riccardo Clinco e Francesco Di Francesco. Ovviamente ringrazio ancora tutti gli ospiti che sono intervenuti, in particolare lei Presidente. In bocca al lupo per questa finale di stagione e speriamo di ritrovare quel sorriso che è mancato ovviamente negli ultimi mesi. E ancora auguri per Diamante. Grazie per averci scelto.